Benvenuti alla puntata di ABM News del 7 novembre 2011. Bellunesi nel mondo di novembre. In copertina nell'editoriale Bellunesi nel mondo di questo mese ricorda la celebrazione ufficiale, il prossimo 12 novembre, del 45esimo dell'associazione, sintetizzata nel significativo titolo Una storia, un progetto, una terra. Uno sguardo rivolto al passato e, insieme al aperto futuro, nel saldo amore dalla nostra terra e a chi la rende unica, qui e nel mondo. Un'altra importante pagina riguarda il cambio della direzione dell'associazione. Dopo 44 anni ci lascia Patrizio De Martin e gli subentra Marco Crepaz, accompagnati rispettivamente da un grande senso di gratitudine al primo e da un fervido augurio al secondo. Tralasciando le numerose interessanti pagine dedicate all'attività dell'associazione e delle sue famiglie in provincia e all'estero, il giornale si occupa, in questo numero, di alcuni problemi di carattere generale. La doppia imposizione fiscale per quanti, già emigranti e ritratti in Italia, hanno maturato redditi in Francia, la rivalutazione delle pensioni maturate dai nostri lavoratori in Svizzera e altri ancora, nonché esprime alcune riflessioni sul positivo apporto che possono dare gli immigranti in Italia in questo periodo di crisi e sull'atteggiamento della gente veneta, tutto sommato aperto e accogliente, nei loro confronti. In rilievo anche alcuni importanti eventi o problemi della provincia, l'Expo delle Dolomiti, la rassegna Oltre le Vette, ferrovia e turismo. ABM News del 7 novembre 2011 termina qui. Per informazioni info@bellunesinelmondo.it. Ci vediamo la prossima settimana.